Amici di Radio Sport, siamo qui oggi con Giovanni Dato, presidente giocatore della Pallanuoto Como, che ci presenterà un po' la stagione sportiva che sta per iniziare. Ciao a tutti. Ciao Giovanni, siete partiti, avete iniziato la preparazione, come state programmando la stagione e quali saranno i primi impegni ufficiali? Sì, allora ufficialmente siamo partiti ieri con la prima squadra. Sarà una preparazione lunga perché il campionato, è previsto come inizio a gennaio, quindi ci sarà tutto il tempo per rimettersi in forma, conoscersi con i nuovi acquisti. E con tutti i ragazzi, quindi con la prima squadra siamo partiti ieri, mentre con le giovanili siamo già partiti da 2 settimane, quindi anche loro faranno una lunga preparazione perché anche lì i campionati sono previsti come inizio sempre a gennaio per tutte le categorie. Dove vi state allenando, come vi state allenando con la prima squadra e col settore giovanile, dove e quando deve allenare? Allora, ci stiamo allenando al momento a Villa Guardia, dove è nata una collaborazione con WetLife, che quindi ha reso disponibile alcuni spazi acqua per poter portare avanti la preparazione. Dopo ci sposteremo con la prima squadra su Mugio, quindi la piscina olimpionica, che sarà, diciamo, la base di tutti gli allenamenti, anche dove si svolgerà il campionato. Mentre le giovanili, anche lì una parte si sposterà su Mugio, una parte rimarrà a Villa Guardia per sfruttare al massimo tutti gli spazi acqua, perché comunque i numeri degli iscritti stanno continuando a crescere, quindi più spazi acqua abbiamo, meglio è. Ecco, quindi avremo diverse basi operative divisi per categorie e per gruppi, e diciamo che la maggior parte delle partite, anche delle giovanili di campionato, si svolgerà presso la piscina olimpionica. E poi, vabbè, ci muoveremo su Certo. come provincia, ecco. Voi siete al secondo anno di attività, come è andato il primo anno, come vedi il secondo anno, avete cambiato tanto in prima squadra, come pensi sarà la prossima stagione e quali obiettivi vi siete dati per la prossima Sì, stagione? allora il secondo anno, il primo anno è stato più che positivo, se devo tirare le somme, è stato faticoso perché comunque abbiamo incontrato tante difficoltà dal fatto, sai, società nuova, realtà nuova, città comunque Como che ha risposto benissimo, ma che era abituata a una situazione, diciamo, monopolista dal punto di vista dello sport della pallanuoto. Ripeto, tante salite ma tante soddisfazioni. Inizia il secondo anno con tanta voglia di fare bene, ci sarà tanta fatica da fare. La prima squadra, ci sono stati degli addii, quindi dei cambi, e ci sono stati anche dei nuovi arrivi. La squadra è stata ringiovanita. A livello di età media, diciamo, ci sono sempre dei vecchietti e dei giovani promettenti. L'importante sarà appunto adesso amalgamare anche tutti i ragazzi con questi nuovi arrivi. E in ogni caso io sono contentissimo perché secondo me l'arma in più di quest'anno è il fatto che Trumbic ci sia dall'inizio e quindi si riesca a programmare un lavoro sia di conoscenza del gruppo che un lavoro fisico con tutto il tempo Mi parlavi anche di un lavoro che fisico molto importante, sì, pensato sì. dal Dall'allenatore, coach. sì, faremo adesso 2 settimane di preparazione a secco, a lui piace camminare molto, piace tanto brunate, quindi prevedo lunghe, lunghe Con camminate sveglia la avanti e mattina indietro. presto? No, al momento al pomeriggio, ecco, Ok. quindi. L'ultima delle domande, così a bruciapelo, parlavi prima della Como Nuoto, come vivete a Como la rivalità appunto con la Como Nuoto e se c'è qualche giocatore loro che temi in particolare e viceversa anche qualche ragazzo tuo su cui stai puntando molto, vedi che è un ragazzo di prospettiva, qualche giovane. Sì, allora il discorso della rivalità, noi siamo una società nuova, abbiamo degli obiettivi, diciamo che noi andiamo sereni per la nostra strada. Naturalmente il fatto di
che siamo arrivati noi, da qualcuno è stato preso in maniera positiva, da qualcuno in maniera un po' meno positiva, ma alla fine si tratta di sport, si gioca, si vince, si perde, sì, ci sono degli strascichi anche al di fuori della piscina, ma diciamo che è tutto normale. Noi abbiamo la coscienza a posto, io ho la coscienza a posto, nel senso che non abbiamo fatto niente di male, nel senso che ci sono altre realtà territoriali come la Liguria, dove c'è una società ogni 2 chilometri e non, diciamo che non vengono, non si litiga perché nasce una società in più, una società in meno in Liguria. Qui adesso qualcosa, diciamo, che sta cambiando. Io ero convinto che con la nascita della nuova società le cose potessero andare bene, perché ero convinto e sono tuttora convinto che il territorio di Come provincia può rispondere bene per quanto riguarda questo sport, cavalcando appunto l'entusiasmo poi delle Olimpiadi, che ha portato tanto entusiasmo, ha fatto parlare tanto, ed è un peccato, io lo dico sempre, che si parli di pallanuoto solo in occasioni importanti. Poi mi ricollego sempre alla domanda che hai fatto tu, di giovani, di ragazzi nella rosa della prima squadra su cui puntare ce n'è tanti, veramente, non è che non faccio nomi perché voglio accontentare qualcuno, scontentare qualcuno, però ci sono tante scommesse. Sarà compito dell'allenatore riuscire a vincerle, nel senso che abbiamo fatto una riunione, ci siamo parlati, ci siamo guardati negli occhi, tutti hanno voglia di fare bene. Poi tra il dire e il fare c'è sempre tanta differenza, tra l'allenarsi e trovarsi magari poi in campionato ad affrontare partite importanti come può essere il derby dell'anno scorso, cambia. E per quanto riguarda avversari che temo, che nella tua squadra, ma no, non ce n'è nessuno che prenderesti di loro, ma qualcuno assolutamente sì. Temere non, io personalmente non temo nessuno, ma non credo che anche i miei compagni non temano nessuno. C'è sicuramente rispetto. Anche loro hanno un'ottima formazione, perché comunque hanno un'ottima formazione, c'è rispetto, e poi comunque quando si scende in acqua diciamo che vale tutto, ecco. Ultima cosa, giusto per ricordarlo agli amici dell'Ario Sport, dove giocate, quando giocate in casa e a che ora più o meno? Allora, sì, il campionato inizierà a gennaio, noi giochiamo in casa sempre presso la piscina olimpica di Como, l'orario dovrebbe essere sempre intorno alle 18:30 e diciamo che noi come Pallanuoto Como saremo in casa un sabato sì e un sabato no, bene o male, i calendari non sono ancora usciti, usciranno tra un mesetto, ci sarà tutto il tempo per informare i tifosi del campionato. Grazie mille Giovanni, in bocca al lupo. Grazie a voi, a presto.